È ora di preferiti del mese, ovvero preferiti del mese di aprile per esattezza. E sì, in realtà diciamo che di prodotti ne avrei anche parecchi, solo che sto pensando se ridurne un pochino perché non so se ho il tempo per parlarvi di tutti quanti. Dunque iniziamo a parlarne subito che così magari ce la facciamo anche, dai. E tra l'altro se vi piace il look che sto indossando in questo istante, vi ricordo che c'è un tutorial barra Get Ready With Me, che è credo il video precedente a questo, quindi vi lascio il link magari per andare a darci un'occhiata. Ora, cominciamo subito con i preferiti del mese. Parto togliendomi di torno l'unico prodotto di skincare che ho qua sul tavolo ed è una crema che utilizzo come crema da notte già da un pezzo ed è della Labo ed è della linea Transdermi che si chiama Hypersensitive per pelli sensibili e reattive. È una crema che ho peli di gatto in bocca. Una crema che in realtà sarebbe pensata sia da giorno che da notte, per l'appunto per pelli molto sensibili che reagiscono appunto con questi arrossamenti e via dicendo, che è esattamente il mio caso per pelli, di pelle. E, diciamo che in inverno l'ho anche utilizzata come crema da giorno, ma è da qualche settimana a questa parte che invece la sto sfruttando tantissimo come crema da notte e mi piace molto. È abbastanza cremosa, quindi quando l'applico la sento proprio, però appunto se dopo vado direttamente a letto mi sveglio poi la mattina, cioè mi dà fastidio, e mi sveglio la mattina con la pelle estremamente morbida, sento che è molto idratata e noto anche che la pelle si calma un pochino, mettiamola così. E quindi sì, adesso non riesco a capire quanto ce ne sia ancora, comunque non può mancare ancora molto al suo termine. Comunque mi è piaciuta veramente, veramente molto e non posso che consigliarla a chi ha problemi di pelle come me. Poi invece passiamo al make-up. Allora, come base, anche qua, continuo a ripetermi probabilmente con gli stessi prodotti, però questa non giungerà nuova a nessuno. Parlo ovviamente del mio fondotinta preferito del momento, che è il Double Wear di Estée Lauder. Ne ho parlato ovunque, sia nell'ultimo tutorial che in video precedenti, che in una review dedicata sul blog. Comunque sì, andate a darci un'occhiata, in particolare alla review, quindi alla recensione, perché vi spiego tutti i motivi per i quali lui continua a essere presente ovunque praticamente. E basta, non mi dilungherò oltre perché non ha senso, visto che ci sono un sacco di altri prodotti di cui parlare. Sempre per la base, invece, un prodottino che mi sono ritrovata ad utilizzare più spesso di quanto pensassi è un correttore di Kiko ed è il Full Coverage Concealer. Ed è un correttore che ho acquistato proprio perché ho sentito tantissima gente parlarne. Questo è un correttore di questi, appunto, nella cialdina, quindi è solido, che in realtà tutti utilizzano solo per lo spot concealing, quindi solo per nascondere brufoletti e quant'altro. Io in realtà spesso e volentieri lo utilizzo anche proprio sulle occhiaie, quindi la parte più interna, e nel momento in cui vado poi a fissare molto bene il correttore non si muove, quindi non mi va a finire nelle rughette d'espressione, che credeteci o meno, ma ci sono. E quindi sì, vi consiglio casomai di provare, se l'avete provato e trovate che comunque migra, provate a fissarlo con il metodo del baking, quindi di una polvere libera spiattellata in quantità generose sulla zona di interesse per poi essere eliminato magari l'eccesso e vedrete che funziona divinamente, anche perché essendo ad alta coprenza va naturalmente a nascondere direttamente l'occhiaia senza bisogno di intervenire con un milione di altri correttori. Quindi ve lo consiglio, io lo sto veramente apprezzando tantissimo, anche perché è un correttore che costa veramente poco. Poi cito dei prodotti per sopracciglia, di cui due credo di averli tirati fuori anche il mese scorso. Comunque sono di nuovo le matite per sopracciglia di Diego Dalla Palma. La numero 11 ormai l'ho finita, me ne resta veramente una puntina miserabile, quindi dovrei comprarne una nuova al più presto. E uso comunque anche la numero 12 che come colore mi piace molto, quindi questo era uno. E invece un prodotto alternativo per chi non vuole spendere quei soldi, ma comunque avere delle sopracciglia tenute in ordine. Allora vi propongo la Precision Eyebrow Pencil di Kiko, di cui credo di aver sentito parlare tempo fa Amelia Liana, che è un'altra youtuber inglese, e che mi era rimasto in testa appunto questo nome del prodotto, e quando sono andata a prenderla
Effettivamente non mi ha deluso, nel senso che questa è una matita non retraibile, però se ben appuntita riesce veramente a riempire molto bene le sopracciglia, resta fissa, è un tratto un pochino più deciso rispetto alle mine retraibili, però sinceramente vabbè, adesso io ho comunque le sopracciglia abbastanza pigmentate e abbastanza folte di per sé, però per chi le ha un po' meno, un po' più delicate, un po' più spelacchiate, ecco, vi consiglio anche di dare un'occhiata a questo prodotto che vi permetterà appunto di ottenere un risultato un po' più pieno e più definito. Invece per gli occhi, un prodotto è entrato a far parte della mia collezione di recentissimo, però che mi sono ritrovata veramente ad utilizzare tutti i giorni senza aspettarmelo, ed è una palette di Lancôme, ed è la Hypnose Palette, questa nella tonalità 108 Beige Brûlé, ed è una delle nuove... Questo succede quando cercate di dire un milione di parole all'istante, al secondo. Questa è una delle loro nuove palette opache praticamente, quindi già esistevano queste palettine, però hanno ampliato la gamma con sfumature di colori di ombretti opachi. Questa è quella più neutra, credo, non ho ancora visto le altre colorazioni, comunque questa qua, come vi dicevo, è la Beige Brûlé e presenta all'interno una selezione di colori tendenzialmente freddi, perché i marroni bene o male sono tutti freddi, e vi giuro che da quando ce l'ho la uso, non sto scherzando, tutti i giorni, perché qua troviamo una colorazione beige leggermente rosata che sfrutto tantissimo sotto il sopracciglio, su tutta la palpebra mobile. I marroni sono assolutamente perfetti, questo per sfumare nella piega dell'occhio, così come questo intermedio. Quello scuro lo trovo fantastico sia al posto dei eyeliner oppure sotto la rima appunto ciliare inferiore. Ma poi questo è la star dello show, che è l'unico ombretto appunto luminoso e che trovo fenomenale per essere applicato come punto luce o all'interno, cioè nell'angolo interno dell'occhio o anche su tutta la palpebra, ed è questo qua. E quindi una palette veramente ben riuscita, devo dire, che sfrutto tantissimo e che sono contenta di possedere e che continuerò ad utilizzare. Sto sparendo il sole, no, aspetta che finisca almeno di filmare il mio video. Passiamo invece al viso. Due illuminanti che devo per forza citare, sono entrambi di MAC. Questo forse ve l'ho già fatto vedere, la Strobe Cream, che è una crema praticamente che potete decidere di utilizzare sia come base per il trucco, sia mischiati insieme al vostro fondotinta, ma anche da utilizzare poi sui punti che volete illuminare, quindi magari gli zigomi, il centro del naso, via dicendo. È fantastica, io vi giuro che l'ho utilizzata in tutti e tre i metodi, diciamo, e mi sta piacendo da morire. Vi consiglio di dare un'occhiata alle mini taglie, perché questa mi è costata 10 euro ed è un 30 ml, che è diciamo una quantità validissima assolutamente, perché tempo che finirete questa mini taglia, voglio dire, ne passerà, e a meno che non siate make-up artist e le utilizzate tutti i giorni, però per me va più che bene così. Quindi anche questa ve l'avevo già mostrata in qualche video, quindi non mi dilungherò, comunque assolutamente fenomenale. E invece l'ultima new entry è la Cream Color Base nella colorazione Luna. Questo è un illuminante in crema favoloso, ragazzi, veramente favoloso. Io lo applico praticamente come base per qualunque illuminante, in particolare con illuminante in polvere che vi farò vedere tra un istante, e è incantevole. Cioè, è un illuminante freddo, perché vedete che è proprio bianco praticamente, luminosissimo, non contiene glitter, quindi non esagera, cioè, anche se è molto riflettente, non trovo che sia eccessivo, perché se contenesse glitter allora sarebbe forse un po' troppo, ma questo ben sfumato come oggi sugli zigomi, al centro del naso e dicendo, è qualcosa di meraviglioso, almeno per chi ama veramente gli illuminanti. E io lo sto utilizzando praticamente sempre in abbinato a questo, che invece è la Powder Palette nella tonalità Translucent di Physicians Formula. Anche questa ce l'ho oggi appunto sopra la Cream Color Base di MAC e ve la faccio vedere, è bellissima, è leggermente più rosata e ve la faccio vedere come risulta applicata sopra all'illuminante della MAC, e praticamente gli dà questa venatura lievemente più rosata, ma enfatizza tantissimo un illuminante che già di per sé era molto riflettente. E quindi sì, questa combinazione al momento è la mia preferita. Sapete che prima magari utilizzavo l'illuminante in crema di Pupa abbinato al Soft and Gentle di MAC, comunque al momento sono in fissa con questi due prodotti e sono sicura che continuerò ad utilizzarli tantissimo. Un blush invece che mi è stato regalato per il mio compleanno e che ho veramente scoperto essere qualcosa di incantevole indossato è questo di Clinique, ed è il Cheek
pop, blush pop, nella tonalità peach pop. E sono, è uno di questi blush di Clinique con questa, questo disegno, questa incisione floreale e, ed è un pesca meraviglioso, freschissimo, estremamente primaverile e quando lo si indossa vi giuro che vi illumina proprio il viso. Io di questi blush ne avevo già uno ed era il Plum Pop, quindi un pochino più, era un rosa molto acceso e molto freddo. Questo qua è il pescato che va bene per chiunque, cioè se siete interessati in questi blush vi consiglio di partire da lui perché vi starà sicuramente bene. Si sfuma che è una meraviglia, leggerissimo, luminoso, fresco, cioè non posso dire niente di male a riguardo perché trovo che sia un prodotto veramente ben riuscito e il prezzo diciamo non è neanche eccessivo per appunto la qualità di questo prodotto. Terminiamo invece con dei rossetti, la mia telecamera si sta per spegnere. Il primo è Pink Fling di Maybelline ed è questo rossetto rosa, è molto freddo e molto chiaro, che tra l'altro indosso anche oggi sopra la mia amata matita di Essence Girl Next Door. Che brutto posto per farvi vedere lo swatch, comunque è questo colore qua, lo sto indossando veramente tantissimo e lo vedete sempre sui miei social, quindi non dirò altro. Un altro è Brave di MAC, che è un altro rossetto recentemente entrato a far parte della mia collezione, che è leggermente più marrone, diciamo. Comunque resta sempre un rosa, abbastanza neutro, abbastanza naturale, un pochino più intenso, però fantastico anche questo. E per ultimo non potevo non citare questo Juicy Shaker di Lancôme nella colorazione Apricute ed è uno di questi gloss barra oli nutrienti per le labbra che sono veramente simpaticissimi. Non riuscivo a capire come si potesse spendere 22 euro per un prodotto del genere che poi di coprenza ne ha pochissima, però il fatto che io lo continui a tenere in borsa e lo tiri fuori almeno 3-4 volte al giorno vuol dire che sicuramente ha il suo perché, quindi sì, diciamo che mi sono dovuta ricredere, tant'è che questo è già abbastanza usurato nonostante sia mio possesso da circa 2 settimane, credo. Oddio, mi sono dimenticata un prodotto importantissimo! È questo qua, l'eyeliner liquido, il Grandiose Liner di Lancôme. Anche questo, new entry, di cui tecnicamente non potevo neanche parlarvi fino a qualche giorno fa, ma lo adoro, lo indosso anche adesso ed è un eyeliner liquido, marrone in questo caso, ed è figo perché avete l'applicatore che si piega per agevolarne appunto l'applicazione. Tenuta fantastica, colore pieno, non sbava ed è veramente il marrone perfetto secondo me, tant'è che mi sono dovuta ricredere e ultimamente non ho più utilizzato l'eyeliner nero ma soltanto lui. Quindi basta, ho finito, promesso, scusate se sono di corsa, giuro che la prossima volta sarò un pochino più tranquilla. Comunque come al solito seguitemi dove volete, sono su tutti i social, seguite il mio blog assolutamente e noi ci vediamo la prossima volta, vi mando un enorme bacio e un saluto, ciao!